12 dicembre 1913, a 2 anni dal furto, viene recuperata a Firenze la Gioconda. A rubarla è stato l'italiano Vincenzo Perugia, impiegato nel museo francese. Convinto che il quadro appartenga di diritto all'Italia, la mattina del 21 agosto 1911, Perugia porta via la celeberrima Monna Lisa, celata sotto il cappotto. Nomi noti dell'arte mondiale come Apollinaire e Pablo Picasso vengono loro malgrado coinvolti nell'accusa di furto.